Quello che volevo dire è che oltre ad aver fatto la copertina della mia vita, ho fatto anche questa esperienza, un lavoro introspettivo. Penso si capisca. Ho raffigurato appunto un muro che ho alzato nel corso della mia vita. Un muro che sto cercando da come si capisce, di rompere. Perché appunto questo muro nel corso della mia vita ha avuto un'influenza negativa, non mi ha fatto esprimere al massimo le mie potenzialità e le mie capacità. E quindi niente, volevo raffigurare appunto questo. Infatti, se si capisce, qua ci sono lavori in corso. La mia vita è un costante rompere questo muro per potermi esprimere al meglio. Quindi ho vissuto questo lavoro in questo modo. Devo dire che non ho avuto un po' di difficoltà, perché appunto fare un lavoro introspettivo, secondo me, non è mai facile. E Certo. quindi ho voluto condividere questa cosa con tutti voi. Quando si è parlato di copertina della propria vita, volevo rappresentare il momento, perché poi alla fine è il risultato di tutto un percorso di crescita e di fatica. Quindi ho sempre sognato da piccola di poter viaggiare. Sono sempre stata affascinata dalla cultura orientale e asiatica. Ho legata moltissimo alla mia famiglia, ma ora riesco con grande felicità di fare quello che ho sempre sognato. E infatti la mia copertina si chiama Gita con me, perché immaginare la vita come una gita, no? È bello. Oltre a tutto quello che io amo, c'è una maschera e ho trovato questa parola ghiaccio, sono le mie paure. Quando vedo una maschera, che è un qualcosa che non riesco a comprendere, io ho molta paura, perché ho paura a volte dell'ignoto. E il ghiaccio del freddo, perché io odio il freddo. Allora, ho pensato a un titolo. In realtà volevo fare un lavoro molto più sistemato e organizzato. In realtà è un vero caos. Perché il titolo, cioè, che titolo? Cioè, è essere sulla strada, no? Sulla via. Poi c'è qui un play, perché dobbiamo essere sempre accesi, sempre attivi. E poi una serie di cose che mi appartengono, dalle cose più futili a quelle più importanti, l'emozione, l'imparare, continuare a imparare, il viaggio. Diciamo che dentro di me c'è un po' la radice, un po' la ricerca del nuovo, no? La ricerca del nuovo, la musica, la vita, c'è tutto quello che mi appartiene, il sogno, l'amore, la famiglia. Ci ho messo, non so perché, per la famiglia l'albero dell'olivo, che sta qua dietro al centro. Amore, questa. Mary Poppins invece è per la mia parte un po'. Quando vado un po' cerco di, non so dove devo approdare sulla terra. Poi mi chiedo spesso: ma serve? Quello che sto facendo serve? Oppure io servo a qualcosa? È uscito tutto il contrario di quello che pensavo, perché pensavo di fare una cosa tutta ordinata, carina, invece poi alla fine qua non si capisce niente. È un po' quello che noi pensiamo di noi, che però quando poi dobbiamo fissare cambiano. Quindi questo è un lavoro autobiografico che viene fissato, perché è quello, lo puoi vedere, ed è diverso invece dagli autologismi, no? Dice Lucio Demetrio, cioè il parlare di sé, il parlarsi dentro, il parlarsi addosso, che è molto differente. Quindi quando noi parliamo di noi stessi, a noi stessi, riteniamo di avere tutto molto chiaro. Quando poi lo dobbiamo portare fuori, ecco che arriva il caos. E quel caos arriva anche agli altri. E quindi è importante sapere che c'è, nel senso che ricordiamoci che il caos è alla base della vita, e che il caos precede l'ordine. In maniera molto semplice, ho voluto mettere, diciamo, ecco, il titolo è Confesso che ho vissuto, che al di là di una frase bellissima che. Io sono fissato sul vivere, infatti il mio motto è fate che la morte vi trovi vivi, cioè nel senso dobbiamo cercare di vivere, c'è gente che vive ma non vive realmente.
allora questo Confesso che ho vissuto, e poi è un brano che chiude un disco bellissimo di Angelo Branduardi che è Il Dido e la Luna, che ha scritto Giorgio Faletti il testo. Dunque mi piaceva, fin da piccolo mi piace questa frase. E come notate ho messo alcune cose che mi caratterizzano, però le cose futili, cioè la Juventus, la Nutella, quelle piccole cose che però fanno, che poi sono il sale della vita, no? Quelle piccole cose, la fede. E poi se notate, ma veramente piccolissima, queste qua, sono le firme dei miei ragazzi, cioè i ragazzi che stanno qua con che sono la mia vita, tra le altre cose. E ho voluto mettere anche loro perché sono il centro di tutto quello che faccio ogni giorno. Pastrocchio, l'ultima cosa, è il nome del mio clown, che è una cosa che mi segue dappertutto. È il mio nome clown quando sono in ospedale, e l'ho voluto mettere. Ho ritagliato tutte le parole che cercavo, che trovavo ovunque, e poi ho scelto questa. Il titolo è Il viaggio di Claudia. La valigia sta a indicare il viaggio di per sé. Però diciamo che io dall'età di 5 anni ho iniziato a giocare a tennis. Questo mi ha portato a viaggiare tantissimo per tutta l'Italia, tornei e quant'altro, e fino ai 17 anni. Poi ai 17 anni ho riposto la valigia, l'ho ripresa a 18 per andare all'università, ho cambiato un bel po' di città e quant'altro. Quindi il viaggio in primis, diciamo, a livello fisico, per poi arrivare ad un viaggio più interiore, dove comunque se ci vado a mettere la fedeltà in me stessa, la fedeltà negli altri, e ricerco la fedeltà degli altri verso di me. E ho sottolineato il sorriso perché con tutte le difficoltà giornaliere e non, per me il sorriso è fondamentale. I gesti che cerco negli altri e che io do agli altri, soprattutto con il lavoro, ma anche nelle amicizie, nei rapporti col fidanzato, con i familiari, con tutti quanti. E ho sottolineato il tempo che si dedica a se stessi, il tempo che si dedica agli altri. C'è sempre questo me, gli altri, un po' il mio mood della mia vita. E poi ho disegnato, perché purtroppo i giornali non mi hanno fatto trovare niente, le note musicali. Tutto questo, sin da bambina, la musica come sfogo, la musica come ritrovo di parole e di momenti nelle parole di una canzone, insomma la musica come tutto, ritrovo nella musica tutto. Allora, dov'è Vanessa? Eccola. Bene, condivido lo schermo. Allora, finalmente la svolta, ho dato come titolo la mia copertina di vita perché non mi piacciono le cose monotone. Sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, di interessante. E come immagino, ho messo questi due bambini perché la vera svolta della mia vita è stato quando mi hanno proposto di lavorare all'asilo nido. E per me lì si è realizzato il mio sogno. Sono in continua ricostruzione. E poi ci sono cose che mi rappresentano come il viaggio, il legno. Questa sono pezzi, cioè è un'immagine di un cervello che è un po' la mia parte riflessiva, i libri, il mare, l'albero, la lotta femminista, le città, basta. E mi piaceva l'idea che non si capisse da dove iniziare a guardare questa spirale, cioè se questa è la fine, cioè qualsiasi punto può essere sia la fine che l'inizio. Il titolo è Tutto ciò che conta per essere felice. E ho fatto delle frecce che purtroppo il colore non si vede, ma è blu cobalto, che è il mio colore preferito. E ho inserito i colori della mia terra, le orchidee che sono i miei fiori preferiti assieme alle margherite che le ho messe un po' sparse, le mie passioni che sono la cucina, la fotografia e i viaggi, il mio viaggio più bello che è stato a Londra 8 anni fa, la mia espressione, la scrittura come dicevo all'inizio e il mio sogno di vivere a Roma un giorno, farmi una famiglia
è vero, un cane. A me è venuta in mente questa piccola storia, nel senso, infatti l'ho chiamato piccolo fiore che morì e rinacque molte volte. È un fiore che nasce papavero, poi arriva la pioggia e si appassisce e muore, e poi nasce, adesso non mi ricordo quello che ho trovato sul giornale, però nasce, immagino che sia di quei soffioni che si vedono, e arriva il vento e muore anche così, poi rinasce, questa è un'arnica che ho trovato, e arriva però il sole troppo forte e muore, e poi rinasce il girasole, ma arriva ancora molta pioggia, il temporale, e poi rinasce questo fiore che non so che fiore sia, però vabbè, è una metafora per un po' descrivere come abbia sentito nella vita di comunque essere morta e rinata tante volte, ancora succederà se continuerà a vivere. Quindi mi aspetto che questo ciclo di trasformazione, di fioritura e appassitura, continui. Qui c'è un tu, io, noi e la sinergia dei mille mondi di Chiara. Anche qua c'era un po' quello che rappresenta tante robe che fanno parte un po' dei miei mondi, e non uno ma tanti, appunto, e dal mio passato in Cina al circo alla ricerca di un equilibrio e di un'identità umana innanzitutto, prima che personale, e soprattutto la ricerca di trovare una libertà interiore, la presenza costante di una fantasia bambina, il mio sogno realizzato da poco, di casetta in campagna con tanti animaletti, questa immagine qua era molto forte per me, perché è la bellezza di un gesto che tendenzialmente, se visto in primo momento, è di forza e sembra di aggressività, e invece in questa immagine comunque che ho sempre con mio figlio, ma comunque anche con i ragazzi dei centri, no? Era di saluto e di contatto fisico, e che in questo periodo, soprattutto anche con il Covid, è diventato, no, un modo di salutarsi più semplice, piuttosto che quello che avevamo di comune saluto per dei bacetti, queste robe qui che adesso non si possono avere più. Adesso il pugno che si è trasformato da gesto aggressivo a contatto un po' generale anche con gli altri, insomma, con... E la tartaruga, perché era per me il simbolo un po' del viaggio, e il fatto di portarsi un po' la casetta addosso e di tenere un po' il proprio mondo addosso ovunque si vada, e appunto a che fare un po' con la ricerca della propria identità. Niente viene mai distrutto, ma tutto si trasforma continuamente. C'è all'inizio un feto e c'è scritto nascere. Ci sono dei momenti della mia vita in cui passo di completo caos, infatti ci sono queste persone nella nebbia. E poi c'è questo giochino della Lego che prende il macigno e lo sposta nei periodi di caos, c'è un aeroplano che per me rappresenta il viaggio come riscoperta di se stessi, e poi questo paesaggio con cui volevo rappresentare più che altro la meraviglia, perché dopo la nebbia, i momenti difficili, arriva la meraviglia, che per me è una parola molto importante. E l'approccio quasi da bambino nel vedere le cose con meraviglia, di non smettere di meravigliarsi di fronte alle cose. Poi c'è di nuovo un feto in basso e c'è scritto rinascere. E
anche il mio lavoro è caotico, avrei magari voluto mettere qualcos'altro, però ecco, ho cercato di concentrare l'attenzione su quello che ho trovato tra giornali e riviste. Fra l'altro forse ho scritto un po' piccolo in alcuni punti, un po' bambinesco, ma alla fine mi rispecchia. Per cui in alto vediamo questo vinile che insomma rappresenta la mia passione per la musica fin da quando sono piccola. Insomma, mio papà e mia mamma mi hanno trasmesso un grandissimo bagaglio culturale musicale, ecco. Infatti ho scritto la musica che ci pervade e ci scava dentro l'anima. Poi, caso vuole che io abbia trovato questo titolo, l'importante è sbagliare, e, per, insomma, per ricominciare, per comprendere meglio determinate cose, e quindi non voglio più avere paura dell'imperfezione che tanto mi ha condizionata, che magari ancora mi condiziona. E poi ho messo diciamo altre immagini e concetti che mi riguardano, quindi sotto abbiamo questi bambini, insomma, per mettere in risalto la spontaneità infantile, insomma, oltre al fatto che è la mia passione, ecco, volevo inserirla così. E quindi, nonostante tutto, l'importante, cioè, è vero, è importante sbagliare, comunque sia, noi siamo un'opera d'arte, e ho messo tutto ciò che mi riguarda: resistere e ripartire, e la capacità di superare eventi infausti, cercare di rialzarsi sempre, e poi il diritto di esprimersi in qualsiasi contesto, con se stessi, con le altre persone, e l'importanza della rivoluzione, della dignità del lavoro, affrontare la vita con energia, e poi questo grandissimo enigma del futuro, per cui mi pongo la domanda: quale sarà? Ho paura? Fuggo? Dove vado? Comunque, magari mi rispondo da sola che all'orizzonte comunque ci sono infinite possibilità. L'importanza delle radici, della famiglia che sempre mi accompagna nonostante tutto sia separata, ma comunque dentro di me ho una forte unità familiare.